Una bella un piccolo avviso. Ricordo che subito dopo la messa l'apostolato della preghiera e il Sacro Cuore resta qui in chiesa per le votazioni per i membri del consiglio pastorale, invece il gruppo di preghiera di San Pio va nella confraternita del Carmine. Se uno fa parte di tutte e due le cose, vota prima uno e poi all'altro. L'importante è che avvisa i responsabili. Per esempio, magari avvisate Pinuccia Davolaro sul gruppo che state votando prima qui per poi scendere giù nel Carmine, ok? Perché visto che è stato qua è inutile che andate prima giù e poi qua. Thank you.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, oggi sono tante le motivazioni per cui ci troviamo davanti a quest'altare, innanzitutto per lodare il Signore, per pregarlo e per chiedere il dono della pace. Vogliamo unirci all'appello che dal Bahrain Papa Francesco, insieme ai leader religiosi islamici, hanno ancora fatto, ecco, di vincere le divisioni nel buon nome, nell'intento del bene comune, della ricerca sincera della pace. È bello che oggi celebriamo insieme questa Eucaristia con Don Ezio, le due comunità di Maria Santissima Assunta e Santa Maria in Costantinopoli, proprio per dare, ecco, l'esempio, per tracciare il solco, che è quello che la Chiesa ci suggerisce, che è quello che la nostra Costituzione, ecco, saluto il Sindaco, saluto gli assessori, saluto il Cavalier San Pietro dell'Ordine del Santo Sepolcro, ecco, il Santo Sepolcro che ci deve ricordare il gemellaggio della nostra Faggiano con la martoriata terra di Palestina, di Israele, il nostro gemellaggio con Betlemme, ecco, la ricerca della pace, Gerusalem, città della pace, indica quel nome, e oggi invece è tutt'altro che pace. Ecco, noi vogliamo davvero oggi, ricordando coloro che sono caduti perché noi fossimo in piedi. E voglio fare mio nostro quello che fu il grido di Don Tonino Bello: in piedi, costruttori di pace. Oggi il mondo non ha bisogno tanto di persone, diceva Don Primo Mazzolari parlando della Chiesa, di persone che muoiano per essa, ma di persone che vivano per essa. Ecco, noi lo dovremmo dire anche per il mondo: non abbiamo tanto bisogno di persone che muoiano per il mondo, ma che vivano per il mondo. Quindi, ecco, oggi vorremmo dire che oggi noi dobbiamo celebrare non solo i caduti, ma dobbiamo celebrare quelli che in piedi non piegano la testa, non piegano l'intelligenza, non piegano la vita per piegarsi alle logiche degli interessi, dei conflitti, ma rimangono in piedi per costruire la pace. In questa Santa Messa vogliamo affidare anche alla misericordia di Dio i defunti Giuseppina, Antonio, Maria ed Enzo. All'inizio di questa celebrazione, oggi che anche primo venerdì del mese, giornata dedicata al Sacro Cuore di Gesù, oggi la Chiesa ricorda anche San Carlo Borromeo, pastore che si è preso cura del popolo a lui affidato come amministratore saggio e fedele. Il Vangelo che ascolteremo, ecco, il contrario di quell'amministratore veramente. Ecco, noi oggi vogliamo chiedere perdono se non siamo stati scaltri nel cercare la pace, ma se invece siamo stati scaltri negli egoismi, scaltri nel farci gli affari nostri, se siamo stati indifferenti, vogliamo chiedere perdono. Vogliamo chiedere perdono per tutte quelle volte che l'ideologia ha prevalso sul bene comune, e invece quelle volte che l'ideologia non è servita a ciò per cui è nato, creare un mondo migliore, a costruire, per quelle volte che siamo stati di parte, ma non dalla parte dei poveri e degli oppressi. Ecco, la pace inizia, diceva un grande maestro dello spirito, inizia nel proprio cuore, nella propria vita interiore, poi continua nelle proprie famiglie, si irradia come tanti cerchi concentrici, non è solo ai grandi massimi livelli, ma la pace proprio è nella vita di ogni giorno. Qui abbiamo davanti all'altare, come una pala d'altare, proprio la nostra Faggiano. Noi è lì che siamo chiamati a celebrare e ad essere artigiani di pace. Facciamo il nostro esame di coscienza.
Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Custodisci nel tuo popolo, Signore, lo spirito di cui è ricolmato il Vescovo San Carlo, perché la Chiesa si rinnovi incessantemente e, conformandosi all'immagine del tuo Figlio, manifesti al mondo il volto di Cristo Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, fatevi insieme miei imitatori e guardate quelli che si comportano secondo l'esempio che avete in noi. Perché molti, ve l'ho già detto più volte, e ora, con le lacrime agli occhi, ve lo ripeto, si comportano da nemici della croce, di Cristo. La loro sorte finale sarà la perdizione. Il ventre è il loro Dio. Si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi e non pensano che alle cose della terra. La nostra cittadinanza, infatti, è nei cieli e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che egli ha di sottomettere a sé tutte le cose. Perciò, fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona, rimanete in questo modo saldi nel Signore, carissimi, parola di Dio. Andremo con gioia alla casa del Signore. Quale gioia, mi dissero, andremo alla casa del Signore. Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme. Gerusalemme è costruita come città unita e compatta. È là che salgono le tribù del Signore. Andremo con gioia alla casa del Signore. Secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore, là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide. Andremo. Chi osserva la parola di Gesù Cristo, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù diceva ai discepoli: un uomo ricco aveva un amministratore e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi.
Lo chiamò e gli disse: «Che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare». L'amministratore disse tra sé: «Che cosa farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non ne ho la forza, mendicare mi vergogno. So io cosa fare, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua». Chiamò uno dei suoi debitori, del padrone, e disse al primo: «Tu quanto devi al mio padrone?» Quello rispose: 100 barili d'olio». Gli disse: «Prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi 50. Poi disse a un altro: «Tu quanto devi?» Rispose: 100 misure di grano. Gli disse: «Prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari, sono più scaltri dei figli della luce». Parola del Signore. Lode a te. Io ho un leggero problema con l'incenso, per questo appena sento la cosa. Non ho mai fumato in vita mia, quindi quando c'è fumo mi intoppo. Però più o meno mi capite, no? Sarò breve. Per me è un piacere ovviamente essere con Don Francesco in questa ricorrenza, come così vicinanza di queste due comunità di San Crispieri e di Faggiano, appartenenti allo stesso comune, anche con due parrocchie dello stesso vicino appunto. E quindi essere qui è per vivere quello che è l'esperienza della sinodalità, l'esperienza della sinodalità che cerca di camminare insieme. Camminare insieme è per costruire un mondo di fratelli, questo è il senso anche delle varie intenzioni per cui siamo qui oggi, sia il primo venerdì di mese, sia il Sacro Cuore, che comunque ci ricorda questo amore che dare vita. Dare vita vuol dire non solamente morire per qualcuno, ma proprio che l'altro possa vivere con quello che io faccio, con quello che io penso, questo che io faccio possa così rendere la vita dell'altra più viva, questo è dare vita. E quindi, oltre al primo venerdì di mese, anche San Carlo Borromeo, che nella storia della Chiesa, giovanissimo, cardinale, vescovo di Milano, è rimasto nella storia come un grande uomo di Chiesa, ma soprattutto è ricordato per il suo impegno nella peste. San Carlo Borromeo è stato l'uomo, la peste di Milano, che così è scritta in tutti i libri di storia, lui ha saputo essere in trincea, come si chiama, appunto per usare un linguaggio bellico, visto che in questa occasione vogliamo ricordare anche i caduti per la patria, anche le forze dell'ordine. San Carlo Borromeo ha saputo vivere questa vita in pienezza, in quello che è la dedizione, il prendersi cura dell'altro, fino a rischiare proprio la vita per essere vicini anche agli appestati. E allora celebrare oggi questa Eucaristia è celebrare la logica del dono, che è esattamente quello che nel Vangelo, e così viene un po' messa da parte da quello che sono gli interessi. Quando c'è l'interesse personale, ovviamente il profitto personale, la logica del dono perde di significato. Perché? Perché il dono diventa invece esattamente l'opposto. Nella logica dell'interesse c'è il mio interesse, il mio profitto, e l'altro serve per i miei interessi. Nella logica del dono è esattamente il contrario: fare qualsiasi cosa per il bene. E il bene vuol dire proprio il bene di tutti. Il tuo bene è il mio bene, perché se tu stai bene, il bene diventa una maniera di camminare insieme. Quindi San Carlo Borromeo anche ci ricorda questo lato, come Gesù nel Vangelo. Il 4 novembre, come abbiamo anche ricordato stamattina, ecco, sono ormai tanti anni che celebriamo questo evento, questa giornata, nel ricordo e nella memoria, sia della Prima Guerra Mondiale e della Seconda, ma di tutti i caduti nelle guerre, nelle varie guerre che sparse per il mondo si sono sempre susseguite, soprattutto in questi ultimi anni,
nel 1900 è stato il secolo delle guerre, e il 2000 non è iniziato neanche così in maniera molto pacifica. E quello che stiamo vivendo oggi è qualcosa che, come i bambini, alcuni bambini l'hanno proprio sottolineato, fino a quando lo vedi nei film, lo leggi nei libri di storia, va bene, è successo, è qualcosa che appartiene al passato, lo leggiamo, i testimoni oculari ormai così stanno diventando anziani e stanno anche loro scomparendo, quella memoria storica, la memoria della loro vita, che è la vita vissuta, che ci raccontano dell'esperienza della guerra, e sentire i bambini che dicono: ma noi adesso la stiamo vivendo come qualcosa che ci tocca da vicino. Questo ci fa così rabbrividire, perché più che insieme alla proprio a sentirsi male, una delle esperienze che uno dovrebbe dire noi adulti di fronte ai bambini è chiedere perdono. Io penso che sarebbe stata anche, l'ho fatto una volta a Torricella l'anno scorso, chiedere perdono. Perché? Perché chi sta creando questo mondo sono gli adulti, non solo i bambini. Chi sta creando un mondo di conflitto, di interessi, sono gli adulti. Chi sta creando un mondo dove la tecnologia è anche utile, ma sta prendendo dei cammini strani, a volte così anche un po' oscuri, siamo noi adulti. Chi sta creando un mondo di menzogna, siamo noi adulti. La menzogna, si dice che la guerra, la prima vittima della guerra, insieme ovviamente alle vite umane, che sono le vittime più assurde, perché la guerra è qualcosa di assurdo, la guerra non dovrebbe neanche esistere. E la vita umana, quando uno perde la vita nella guerra, è proprio la perdita di quello che è il senso della vita. E la vittima della guerra è la verità, la verità. L'arma più potente della guerra è la menzogna, da sempre è stato così, mentire. E quando i potenti mentono in maniera così spudorata, di qualsiasi cosa, ti fanno vedere esattamente l'opposto di quello che è, la cosa diventa davvero seria, perché non riesci più a distinguere, non riesci più a capire dove stiamo, da quale parte dobbiamo stare, cosa dobbiamo scegliere, perché? Perché l'inganno è l'arma perfetta. E allora chiedere perdono ai bambini è proprio chiedere perdono della nostra generazione, che invece di creare un mondo bello, umano, come dovrebbe essere alla fine, non è che gli esseri umani vogliono una vita bella, una vita dove tutti possiamo vivere questa vita come un dono. Eppure siamo riusciti a creare anche di queste situazioni di cui aver paura. E allora vogliamo davvero in questa Eucaristia credere prima di tutto, perché la fede è la prima, è il pilastro anche della, perché se perdiamo la speranza, perdiamo la fiducia in un mondo più giusto, più fraterno, è finita. Quindi credere che un mondo più umano, più fraterno, è possibile. E sta a noi credere. Ovviamente, come dicevano anche i bambini stamattina, non possiamo fare chissà quali cose, però intanto credere che questa nostra vita è importante, e quindi vivere, come diceva anche Don Francesco all'inizio dell'Eucaristia, vivere. Siamo chiamati a vivere. Ogni giorno è un dono. Cerchiamo di viverlo in quello che è proprio la parte bella della vita, con le relazioni, con l'amicizia, con la condivisione, con l'aiutarsi vicendevolmente, e cercando di ricucire quei legami che in qualche maniera anche riusciamo noi, nelle nostre vicende quotidiane, riusciamo anche noi a creare delle guerre, riusciamo anche noi a creare dei muri, non solamente a livello mondiale. Quindi nel nostro piccolo cercare anche noi di essere costruttori di pace, come diceva anche San Francesco, t'ho chiamato Don Francesco, è alzarci, il grido di Don Tonino Bello: alzatevi, costruttori di pace. Quindi non lasciarci sopraffare da questo mondo così cupo, oscuro, che ci sta così un po' sovrastando, ma cercare sempre di vedere quella luce che illumina questa vita.
essere portatori di pace, di speranza, di luce. E iniziamo noi. Iniziamo noi perché è quello che possiamo fare alla fine. Non è che possiamo andare chissà dove a fare chissà quali grandi discorsi. Io lo faccio qui a Faggiano oggi e basta. Mi ascoltate voi se ci riuscite. E quindi cercare noi di creare qualcosa di bello. Ognuno con i suoi compiti, con i suoi ruoli, cercare di seminare qualcosa che davvero faccia fiorire questa nostra comunità, questo nostro mondo, e poter dire alla fine della nostra vita, come anche San Paolo nella prima lettura, poter dire: ho seminato, ho cercato di portare qualcosa di bello alle persone che incontravo, e poi alla fine dire la parola grazie penso che sia la parola più bella. Quindi vogliamo ringraziare tutte quelle persone che, credendoci ovviamente, sono partiti per il fronte, hanno combattuto, non solamente i militari, i soldati, ricordiamo anche oggi le forze dell'ordine che sono proprio per natura così addette proprio all'ordine, a quello che è la convivialità, a quello che è la convivenza umana, ma tutti quei civili anche che hanno perso la vita e che anche oggi sono vittime della guerra. Una volta le guerre si combattevano nei campi di battaglia, no? Uno andava lì, due eserciti, si combattevano, si facevano, chi vinceva, vinceva. E invece adesso no, la guerra si estende a tanti livelli, a livello proprio sociale, non c'è più distinzione tra militare, non militare, civile, non civile, ormai tutti entriamo a far parte, possiamo essere vittime della guerra. E non è solamente la guerra fatta di armi, ma c'è questa guerra fatta di tante armi che possono così distruggere quello che è la vita. E quindi vogliamo davvero rinnovare la nostra fede, ringraziare tutti coloro che difendono questa vita e cercare anche noi di costruire in quello che possiamo questo mondo più bello e più fraterno. Sia lodato Gesù Cristo. Questo primo venerdì del mese vogliamo pregare secondo le intenzioni di preghiera del Papa. Preghiamo perché i bambini che soffrono, quelli che vivono in strada, le vittime delle guerre, gli orfani, possano avere accesso all'educazione, possano riscoprire l'affetto di una famiglia. Preghiamo perché il pensiero orante per i nostri cari defunti ci apra alla vita buona del Vangelo, anelando al cielo. Preghiamo. In questa giornata vogliamo pregare per l'Italia, per il mondo intero, per l'Europa, che possa davvero riscoprire la sua vocazione di pace, non piegarsi agli interessi, non piegarsi alle menzogne. Vogliamo pregare oggi che San Carlo Borromeo, quello che ha istituito i seminari, luoghi dove si formano i giovani che si preparano al sacerdozio, perché davvero possano formarsi sacerdoti non soltanto per il culto, ma persone che abbiano a cuore, come ha detto il Papa, non che se ne freghino, ma che abbiano a cuore la vita degli altri, la vita di tutti, che siano costruttori di comunità e strumenti di pace. Preghiamo. Preghiamo ancora una volta per l'Italia, che sappia essere patria, ma anche matria. Patria nel senso di padre, ma anche madre che genera figli e non solo che li uccide per gli interessi. Preghiamo. Offerta della giornata. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini,
nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Tutto questo, Padre, insieme alle preghiere che abbiamo nel cuore, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Guarda con bontà, o Signore, i doni che portiamo al tuo altare nella memoria di San Carlo, come l'hai reso glorioso per le sue virtù e per il vigile servizio pastorale. Concedi anche a noi, per la potenza di questo sacrificio, di abbondare in frutti genuini di opere buone. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. È Lui il pastore buono che ha dato la vita per le sue pecore e continua a pascere il suo gregge, donando alla Chiesa pastori secondo il suo cuore. Nella vita di San Carlo riconosciamo i segni del tuo amore per noi, nella sua voce la tua parola, nei suoi gesti la tua potenza. Per questo dono del tuo amore, uniti agli angeli e santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo.
Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Filippo, i presbiteri, i diaconi, l'intero tuo popolo. Ricordati dei nostri cari, Giuseppina, Antonio, Maria, Enzo e i caduti di tutte le guerre, che sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia. Di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Carlo Borromeo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. La preghiera del Padre nostro è un impegno di vita che parte dalle nostre chiese, che parte da noi cristiani. Molto spesso il Papa sottolinea che le guerre sono combattute proprio tra popoli cristiani. Quindi ecco, noi per primi dobbiamo ricordarci che esiste un legame non solo biologico, ma anche un legame di fede, un legame sacramentale che dovrebbe aiutarci a perdonarci, ad accoglierci l'un l'altro, perché figli di un unico papà e fratelli e sorelle in Cristo. Allora con questo desiderio, con questa intenzione, preghiamo come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e su terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che dette ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Thank you.
Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Preghiamo.
Donaci, o Padre, lo spirito di carità, perché nutriti dal corpo e dal sangue del tuo Figlio unigenito, siamo in mezzo a tutti gli uomini operatori di quella pace che Cristo ci ha lasciato in dono. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Ci accomodiamo un attimo. Buonasera, buonasera a tutti. Concludiamo questa giornata di commemorazione per i caduti della Grande Guerra e per ricordare le forze armate. Ed è doveroso da parte mia ringraziare Don Francesco e Don Nezio per la partecipazione di stamattina, ma soprattutto per la messa di questa sera. Naturalmente ringrazio i cavalieri. Ringrazio la scuola che ci è stata molto vicina, perché io credo e ritengo che noi siamo i portatori della pace, siamo coloro che dobbiamo insegnare ai bambini la pace, perché non possiamo andare avanti con quello che sta accadendo in Ucraina. Quindi siamo noi adulti ad insegnare ai ragazzi la parola pace. Ma questo lo dobbiamo iniziare a fare nelle nostre famiglie, tra fratelli, tra sorelle, tra parenti, tra vicini di casa. Quindi dobbiamo mettere da parte tutto ciò che può essere l'odio, può essere l'invidia. Guardate, non c'è cosa più brutta. Quindi iniziamo dalle nostre case a volerci bene, a volere bene alla famiglia, perché guardate, ultimamente sta venendo meno anche il valore della famiglia. Quindi credo che sia molto, ma molto importante riprendere quei valori, insegnare ai nostri figli che non è possibile fare quello che accade e che è sotto gli occhi di tutti, lasciare bottiglie di birra o fare tante altre cose in mezzo alla strada. Quindi dobbiamo tutti quanti insieme lavorare affinché la famiglia sia il perno della società. Quindi grazie ancora a Don Francesco, a Don Nezio, per la loro partecipazione, perché solo, come dicevo prima, insieme possiamo costruire un mondo di pace. Grazie a tutti, grazie ancora. Anche noi ringraziamo quanti hanno contribuito all'organizzazione di questa giornata, ringraziamo Teletrio che da stamattina fino a questa sera ha voluto diffondere le immagini di questa semina che si fa. Mi piace un po' concludere riprendendo quello che ha detto Don Ezio durante l'omelia, con una frase che molto spesso si cita ma che mai si mette in pratica. Noi il mondo non ce l'abbiamo in eredità dei nostri padri, ma in prestito dei nostri figli. Quindi è nostro dovere lasciare un mondo migliore a partire dalla nostra piccola terra. È bello che anche il sindaco ha richiamato i piccoli gesti quotidiani che costruiscono la pace. Allora questa benedizione che insieme a Don Ezio daremo sia davvero una benedizione che parte dalla pace che Cristo dona, il saluto di Cristo risorto e pace a voi. La benedizione di nostro Signore è bella perché riprendendo la benedizione di Aronne, dice il Signore ti dia pace, il Signore mostri a te il suo sguardo, mostri il suo volto. È dalla pace del Signore che si irradia tutto questo desiderio che è nel profondo di ogni cuore e che si diffonde, si possa diffondere in tutto il mondo. Prima della benedizione vogliamo pregare per la grande manifestazione che si svolgerà domani, 5 novembre, manifestazione che coinvolgerà tantissime associazioni del mondo ecclesiale e non, tutti a chiedere la pace. L'affidiamo alla Vergine Maria, Regina della pace. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
e per i caduti di tutte le guerre, di ieri, di oggi e speriamo di non di domani. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione. Ogni invocazione rispondete amen. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Amen. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Amen. Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Siate ogni giorno artigiani di pace, andate in pace. Buona serata a tutti. Grazie.